Eccoci con un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere degli acquisti che ho fatto. Sono pochissime cose, però ecco, volevo condividerle con voi perché ormai ve l'ho detto, vi considero amiche e amici, quindi è bello fare questi video dove vi faccio vedere cosa prendo, magari prendete spunto. E non mi perderò in chiacchiere, iniziamo subito. Allora, la prima cosa arriva da AliExpress e la scelta è stata fatta da Andrea. C'è da dire che quando c'è bisogno di dare dei meriti, bisogna darli, quindi Andrea, grazie per aver fatto questa scelta. Non è un regalo per me, ma è un regalo per la nostra gatta Perla. Poi magari vi metterò qualche foto, qualche clip della reazione di Perla appena visto questo regalo, perché è andata in brodo di giuggiole la gatta. Comunque non mi perdo in chiacchiere, poi se vi piace vi metterò giù nell'info box il link di dove l'abbiamo acquistata. Comunque è lei. È una cuccia a forma di fragola, ragazzi, a parte che non pesa niente, è troppo carina. Ma poi per chi ha un gatto lo sa, la passione dei gatti, di qualsiasi cunicolo, qualsiasi cosa dove ci si possa infilare, loro ci si infilano, e quindi lui ha detto ok, la voglio prendere. Credo che non sia costata più di 5 o 6 euro, adesso non mi ricordo, però comunque poi giù nell'info box, come vi dicevo prima, vi metterò tutti i link, andatela a vedere. E la cosa sconcertante è che, pur essendo arrivata, bellissima e pusciolosa, comunque pur essendo arrivata da AliExpress non ci ha messo tanto ad Perché arrivare. Orientativamente ci ha messo 2 settimane e per AliExpress è veramente un evento eccezionale. Considerate che io ho in ordine degli smalti semipermanenti, infatti non vedo l'ora che mi arrivino anche per farveli vedere, da circa 2 mesi e ancora non si vede niente, quindi insomma il fatto che sia arrivata la nostra fragolina, guardate che carina, poi dentro ha il suo, eccolo qui, il suo cuscinetto che può essere girato sia in questa parte che diciamo è per l'estate tra virgolette, e questa invece dove ha il peluche che è per l'inverno. Difatti noi adesso gliel'abbiamo messa dalla parte rossa perché fa ancora troppo caldo. Devo dire che di primo acchito la faccia di Perla è stata tipo: umani, che cosa mi avete preso? Là dentro entrateci voi. Poi però giocandoci un po' con la pallina eccetera è riuscita ad entrare, adesso invece ci dorme, quindi adesso è diventata a tutti gli effetti la sua cuccia. Eccola, infatti c'è la sua pallina dentro. Comunque la cosa che mi fa più ridere è che è molto leggera. Mi piace perché lei riesce a portarsela in giro, quindi noi la sera ci diamo la buonanotte che la cuccia è in un punto della casa, la mattina dopo quando mi sveglio trovo la cuccia da un'altra parte, quindi è la sua casa mobile, la Perla Il secondo mobile. acquisto che vi mostro l'ho fatto da Orizzonte. Eravamo andati per prendere dei detersivi, anzi apro una parentesi, ormai ragazze, anche Andrea è entrato nel tunnel di Marietta Spiccetta. È lui il primo che mi dice: ce l'abbiamo ancora i detersivi? Io ho messo l'ansia al mio fidanzato, non lo so. Mi dice: ma ce l'abbiamo tutti? Sei sicura? Vogliamo andarci a fare un giro? Comunque, mentre eravamo in perlustrazione da Orizzonte, ho visto questo e l'ho preso. È venuto, mi sembra, sotto i 4 euro. È un quadrettino normalissimo, simil lavagnetta, però ecco, è stampato, ecco, non si toglie. Proprio per la cucina, ho scritto la cucina, pasta, eccetera. Ce n'era anche un altro con la colazione, per cui io cercavo qualcosa di carino da mettere in cucina che avesse come tema appunto la pasta, il pranzo, eccetera, e sono riuscita a trovarlo. Se andate lì, non lo troverete mai bianco perché in realtà il colore era color legno. Però in casa avete visto, è quasi tutto bianco, comunque tutto tendente ai colori chiari. Non lo volevo, non mi piaceva come ci stava questo color legno. Sono andata dai cinesi, ho comprato della normalissima vernice bianca lucida e ci ho dato una spennellata. È bastata una sola pennellata e anche data male, diciamo, non sono stata molto precisa perché lo volevo proprio così, un po' più antichizzato. Sono stata un po' scema perché potevo farvi la foto del prima, però ecco, se passate da Orizzonte poi insomma lo trovate e lo vedete. C'è da dire che insomma a me piace molto più bianco, proprio perché vedete si abbina bene al bianco, e questo ve l'ho detto è costato sotto i 4 Nello euro. stesso giorno siamo anche andati a farci un giro da Clamore, non so se lo conoscete con la K, comunque è il vecchio Kin Casa, Mi Casa. Ragazze, questi sono sempre i soliti negozi che cambiano nome, ma il minestrone è sempre quello. Volevamo vedere dei mobiletti, volevamo vedere delle cose, ma ci sembrava che costasse tutto troppo quel giorno, fortunatamente siamo diventati tirchi e abbiamo deciso di prendere solo delle favolose Yankee Candle. Ve le faccio vedere. Abbiamo preso le Tarte, vi avevo girato qualche anno fa, aspettate che prima li prendo se no faccio casino. Comunque vi avevo girato qualche anno fa, mi sembra un annetto fa, forse proprio agli inizi del mio canale. Vi ringrazio, anzi, visto che siamo qui, perché sono una timidona poi, vi ringrazio per tutto l'affetto che mi state regalando e perché stiamo diventando davvero tante e tanti, e niente, ecco, vi voglio bene, grazie. Questo era il momento romanticismo. Comunque ve l'avevo detto in uno dei primi video che avevo girato per il canale, e io adoro le Tarte, mi piacciono anche le candele, diciamo le jar, quelle grandi eccetera, però oltre al fatto che sono tirchia non le compro perché sono tirchia, scherzo, e dopo un po' lo stesso profumo a me annoia, quindi decido sempre di orientarmi sulle Tarte. Allora, abbiamo preso
Due che sono un po' natalizi, ossia io ve l'ho detto, sto facendo la danza della pioggia, non vedo l'ora che arrivi un po' di fresco. Quindi le prime due che ho preso sono Red Bull Reat, spero si dica così, comunque è alla mela rossa e anche un profumo di cannella. C'è da dire che io di solito non tollero i profumi troppo dolciosi, ma questo non mi sembra male. Semmai ne metterò dei pezzettini piccoli comunque. Ecco, mi aveva fatto venire l'acquolina, me la sta facendo venire anche adesso, quindi l'ho preso. Un altro che mi aveva fatto venire l'acquolina è questo, Dio mi cade. Comunque si chiama Christmas Cookie ed è appunto sa di biscottino di Natale e come vi dicevo prima, io ormai sto facendo la danza della pioggia e del freddo, quindi credo di aver acquistato queste due per nostalgia del freddo, sto sudando nel mentre. E poi ho preso due che sono i miei must have. La prima si chiama Black Coconut, l'avevo già presa. Se non l'avete provato, andate ad annusarla nei vari negozi, Queen, quelli che li hanno, perché è pazzesca, sa proprio di fresco, di pulito, non sa di cocco assolutamente, io non sento l'odore del cocco, sembra un segugio. E, no, sa di fresco e di pulito, sa di buon profumo, di brezza marina, di un qualcosa di fresco appunto, l'ho detto già 32 volte. E poi ho preso questa che si chiama Cherry Blossom, che è pazzesca, questa sa proprio di fiori di ciliegio, ma anche questa è molto molto fruttata insieme a questa e sicuramente saranno molto più buone di queste che mi hanno fatto venire la nostalgia del Natale. Quindi se dovete acquistare delle Yankee Candle, il consiglio che vi do io, non seguite me, ma prediligete ecco dei profumi un po' più freschi, bucato, frutta, eccetera, non quelli cannella, biscotto, perché sono davvero davvero nauseanti dopo un Siamo po'. quasi arrivati alla fine, ve l'avevo detto, non sono tanti gli acquisti che ho fatto, però ecco, volevo condividerli con voi. Comunque, sono stata al mercato della mia città insieme a un mio carissimo amico che si chiama Damiano. Mando un bacione grandissimo, ti voglio bene, lo dico di fronte al mondo. Sei una persona speciale, anzi, ve l'avevo inserito in diversi video. Lui ha scritto un libro, si chiama Switch, poi vi metterò la foto, quindi comparirà. Se non l'avete letto o se non sapete di che cosa parla, io vi consiglio di andarlo a vedere. Vi metterò anche i link della sua pagina di Facebook e del suo Instagram, perché è veramente un bellissimo libro. Non ve lo voglio dire perché qualsiasi cosa io vi dica poi spoilerò e non voglio spoilerare, però così un minimo vi fidate di me, leggete E quindi Switch. siamo stati al mercato insieme. Io sono riuscita a trovare una sola cosa perché, ragazze, era pieno di vestiti bellissimi, cose bellissime. Ma quando fa troppo caldo, non so se capita anche a voi, io non riesco a scegliere, cioè divento quasi che mi sembra che mi manchi la terra sotto i piedi perché quando fa troppo caldo, davvero lo shopping per me è off limits. Anzi, quest'estate devo dire la verità, ho speso veramente poco e forse devo ringraziare il caldo. Quindi grazie, caldo, per non avermi fatto spendere troppo. Comunque, stavo cercando una borsa per l'inverno e la volevo nera, come al solito, perché sapete, io non ho queste grandi passioni per i colori accesi, cioè, ossia mi piacciono sugli altri, ma poi quando li vedo su di me no, e soprattutto per le borse. Quindi cercavo una borsetta, diciamo borsa, a secchiello nera. L'avevo vista da H&M, ma 49,90 euro per una borsa da battaglia, perché poi alla fine io le borse le distruggo, mi sembrava troppo. Quindi gironzolando con il mio amico Damiano per il mercato sono riuscita a trovare questa. Guardate che carina, è proprio come la cercavo, vediamo se, cioè come la desideravo, non come la cercavo. È a sacchettino, ha qui il laccetto che si stringe, ha questa parte con la zip. L'unica cosa che forse non mi fa impazzire è che se mi vogliono infilare una mano in borsa ci riescono, ma poi io gliela taglio, quindi non ci riuscirà mai nessuno. La cosa carina che ha qui ha queste borchiettine, è veramente rifinita bene, ha anche una bella tracolla e l'ho pagata 5 euro. È la cosa di cui vado più fiera. Sicuramente sarà cartone, sicuramente non mi durerà tanto, ma devo dire la verità, la cercavo proprio così. Era la cifra che volevo spendere, tintirchiette, quindi insomma ho deciso di E poi prenderla. per ultimo, ma non ultimo, il mio carissimo amico ha deciso di regalarmi questo foulard. No, ragazzi, ditemi se non è stupendo. Con tutti i cuoricini, a parte che mi piace il colore perché è veramente carino, ho un minimo di colorito, ma credo che anche d'inverno sia carino, magari con una bel maglione, una bella giacchina anche di pelle. Ha tutti questi cuoricini stampati, sia neri che rosa, veramente. Poi insomma, quando i regali sono fatti da persone a cui vuoi bene, ecco, per gli altri magari potrebbero non piacere, ma per me è come se mi avesse regalato una villa con piscina o la luna, quindi ti ringrazio, Dami, Ok, grazie. video velocissimo, io spero che vi sia piaciuto, quindi se vi va iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, ma prima di chiuderlo volevo ricordarvi che c'è un giveaway sul mio canale, vi metterò da qualche parte qui a apparire il video, ve lo metterò anche giù nell'info box, scade il 24 di settembre 2017, quindi se volete partecipare io ne sono felice. Ora termino il video e vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!